Amici di Directa Sport, appassionati di futsal, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta al Palamonte Acuto di Cagliari, grazie alle immagini di Gianluca Rubio. 17esima giornata del campionato di Serie B, girone E. Già in campo Mediterranea e Velletri si sfidano, mettendo per una sfida che mette in palio tre punti importanti per le ambizioni delle due squadre. Mediterranea in completo rosso con pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, dall'altra parte il Velletri in completo total black. È arrivato il fischio degli arbitri, Tommaso Gareffa, Andrea Cutrella della sezione di Collegno, al cronometro ci sarà Francesco Cozzolino della sezione di Oristano. Mediterranea ultima con 4 punti in classifica, gli stessi della Jasnagora che però ha una gara in più rispetto alla formazione di Rufine, che è reduce dalla sconfitta per 4-2 sul Forte Colleferro. Non sono bastati i gol di Aramu e Rafinha, fatto devastante quello del giocatore brasiliano che però oggi è squalificato, siederà in tribuna. Dall'altra parte Velletri che cerca di allontanarsi dalla zona rossa, a 10 punti in più della Mediterranea grazie ai 14 conquistati, nonostante la sconfitta per 3-1 in casa contro gli Hornets, secondo in classifica nell'ultima giornata. Tutto pronto, si partirà con il calcio d'inizio per la formazione ospite. Il punto di battuta Besmir Kaci, pivot albanese, il miglior marcatore della squadra con 9 gol, nonché capitano. Inizia in questo momento la partita con il pallone giocato dal Velletri, eccolo qui che va subito a ricevere il numero 9, cerca la verticalizzazione, poi c'è un ultimo tocco che dovrebbe essere stato di Casu, che parte in quintetto con Rice, Sanna, Pois, Ferraro tra i pali. Dall'altra parte ci sono Andrea Cedroni con Kaci, Saccaro, Acchioni, mentre qui c'è subito la conclusione, la tiene lì Andrea Donazzolo, il portiere del Velletri. Adesso la palla arriva dall'altra parte dove c'è Ferraro, prova subito a mettere in moto Fois, possibilità di andare in uno contro uno, ma viene raddoppiato l'ex Città di Sesto che si rialza. Casu allarga dove c'è Arrais, il capitano della Mediterranea, torna indietro da Ferraro, prova il lancio lungo per Casu, non arriva la deviazione di testa del giocatore con la maglia numero 3 della Mediterranea. Può ripartire il Velletri, Saccaro, pallone adesso per Cedroni, poi si va dall'altra parte per Kaci, gira ancora con Cedroni, Saccaro il controllo, prova ad accentrarsi col sinistro, passaggio impreciso, palla direttamente in panchina, effettuata la rimessa laterale, possibilità per Rice, esattamente raddoppiato però il capitano della Mediterranea che adesso va dalle parti di Casu, nuovamente a Rice, prova a sfidare Cedroni, si torna da Casu, l'appoggio è per Sanna, Casu il controllo, il passaggio per Fois, ultimo tocco che dovrebbe essere stato del numero 14, si riparte con la rimessa laterale per Velletri che effettua subito il primo cambio, fuori Cedroni, dentro con la maglia numero 16 Michael Montagna. L'allenatore Daniele Scarsella, ma Montagna è al possesso del pallone in questo momento, più attacca Velletri, ci prova sulla corsia di sinistra, nulla di fatto però sulla conclusione di Acchioni. Montagna ha una grossa influenza sull'area tecnica del Velletri, fatto come se fosse lui l'allenatore della squadra. E qui è la Mediterranea che prova ad impostare l'azione, Arrais prova a puntare Kaci, serie di finte, doppi passi, poi si torna da Casu che è ultimo, in verticale da Sanna, non c'è la palla di ritorno, Sanna preferisce tornare indietro, si va da Pois, isolamento per il numero 14, non c'è spazio, si va da Casu, prova la conclusione, murato da Chioni. Rimessa laterale in zona offensiva per la Mediterranea quando se ne sono andati i primi 2 minuti e 11 secondi sul cronometro. Sanna per Arrais, la conclusione, alza sopra la traversa Donazzolo, tra calcio d'angolo med.
Rice sul punto di battuta. Vediamo lo schema, palla alzata per il destro al volo di Caso, palla fuori. Montagna, c'è lui, predica calma, poi si torna da Acchioni, prova ad impostare l'azione con Saccaro, Cacci, Caro, ora Cacci per Montagna, prova ad allargare dalle parti di Acchioni, poi Montagna controlla con la sola, prende campo, cerca l'imbucata per Cacci, leggermente lunga, tutto facile per Ferraro che esce, controlla con le mani e prova a rimettere in moto il possesso mediterraneo, a caso qui per Pois. Sanna, così in un look per Rice, serie di finte, gliela porta via solo per un attimo Montagna, ancora Rice, alla fine l'ultimo tocco del capitano della Mediterranea, prova ad impostare adesso l'azione Velletri, torna a difendere la propria metà campo la Mediterranea, ancora Montagna che avanza a palla al piede, prova l'imbucata, attenzione da Rice, Montagna, c'è il tocco con il braccio. Arrivano le proteste dei giocatori della Mediterranea che però nel frattempo battono la punizione. Pois, serie di finte, prova ad andare sul mancino, poi c'è un altro tocco da parte di Edoardo Saccaro, sarà ancora a calcio d'angolo Mediterranea, stava chiedendo cartellino giallo per Montagna per il tocco con il braccio sanzionato dall'arbitro senza però il cartellino. Caso alza stavolta lui il pallone per Arraes che la mette giù. A Rice, serie di finte, prova ad allargarsi sulla destra, il pallone però è uscito. Si parte con la rimessa laterale. Montagna sul punto di battuta. Acchioni. Poggio per Montagna che allarga dove c'è Saccaro, prova ad accentrarsi sul mancino, poi Montagna cambia dove c'è Cacci, qui la deviazione. Riparte col rinvio con le mani per Ferraro. Sanna avanza a palla al piede, si va da Rice, palla incollata alla suola, Casu di prima per Pois, si accentra Pois, serie di finte, non c'è spazio a Rice, si allarga ancora sulla destra ma si porta ancora una volta il pallone fuori, messa laterale ancora per Velletri. È entrato Monitronci per la Mediterranea, il posto di Sanna, pronto ad entrare anche Marco Pirendu con la maglia numero 6, mentre Cacci trova il muro di Ferraro. Montagna, qui si va da Acchioni, prova ad avanzare il numero 2, passa su Casu, poi l'errore della Mediterranea, il pallone che resta lì, prova a piazzare Saccaro, poi Cacci, c'è Montagna molto lontano ma si resta lì, arriva il gol dell'1-0, la sblocca Edoardo Saccaro, passa avanti Velletri con questa azione insistita, portato alla conclusione da posizione defilata del numero 8 col sinistro, beffato Ferraro, si sblocca la partita dopo poco più di 4 minuti e mezzo al Palamonti Acuto. Mediterranea 0, Velletri 1. Pois si accentra, prova la conclusione, Casu da ultimo, si allarga ancora Casu, prova ad andare da Tronci col mancino, il numero 2 della Mediterranea, viene fermato. Pireddu, lui a battere, Tronci col mancino, non c'è spazio, Cacci difende molto bene il pallone, poi prova a ministrare lì ancora con Montagna, Velletri che avanza, il pallone adesso per Mattozzi, poi nuovamente Montagna, il pallone per Cacci, prova a proteggerla sulla pressione di Casu, finisce a terra l'albanese, prova a lottare per il capitano di Velletri, poi la conclusione di Manolo Montagna. Adesso invece Michael Montagna a gestire il possesso, si torna da Manolo Montagna, poi il pallone per Mattozzi, nuovamente Michael Montagna, prova a puntare Tronci ad andare sul destro, alla fine
c'è deviazione, l'ultimo tocco di Trunci. Cacci il pallone per Mattozzi, col mancino si va da Michael Montagna. Possibilità di andare sul destro, Montagna la piazza all'angolino, ci arriva Ferraro con il piede, evita il 2-0 Velletri. Una conclusione dalla distanza di Michael Montagna, che va adesso ad incaricarsi della battuta del calcio d'angolo, chiama lo schema. Il pallone fuori per Manolo Montagna, torna da Michael Montagna, scambierà ancora i due, poi c'è la deviazione di Trunci, sarà rimessa laterale per Velletri che può restare in zona offensiva. Ancora con Michael Montagna che chiama il movimento al compagno, poi si va ad Accacci, possibilità di andare uno contro uno con Casu, non si passa, poi alla fine commette fallo l'albanese. Secondo fallo commesso da Velletri questi primi 6 minuti di gioco. 3-0 la Mediterranea, che sotto nel punteggio. Fin qui il gol di Edoardo Saccaro. Casu qui sbaglia il tocco, Michael Montagna può andare da Caci, esce Ferraro, palla allontanata vicino alla nostra postazione, sarà rimessa laterale per Velletri. Michael Montagna va da Caci, spazio per il suo destro, viene però intercettato da Lorenzo Lai. Poi prova ad avanzare Casu, si va da Lai, Trunci, Pireddu, 1-2 con Casu, palla troppo lunga però quella di Simone Casu. Mattozzi chiama lo schema di partenza, 4-0 per Velletri adesso, che prova a costruire. La Mediterranea che però aspetta nella propria metà campo, Manolo Montagna qui la lascia con l'esterno a Mattozzi, poi si va da Cedroni, il passaggio ancora per Mattozzi, Cedroni allarga dove c'è Montagna, può andare alla conclusione con il destro, palla all'incrocio e gol! Grandissimo gol di Manolo Montagna che raddoppia con una conclusione dalla distanza, palla sotto l'incrocio. Boa sorpresa, arriva anche il raddoppio di Velletri che stava spingendo dopo il 2-0, arriva però il time out chiamato da mister Eder Ruffine, ha visto la sua squadra pericolosamente sbandare dopo il gol dell'1-0, è arrivato anche il raddoppio di Velletri, prendiamo una piccola pausa anche noi e poi si torna in diretta al Palamonte Acuto. Terminato il time out chiamato da mister Eder Ruffine, allenatore giocatore ma oggi non a disposizione per autoschierarsi in campo, prova a dare consigli ai suoi, provare a ripartire, c'è subito la reazione con questa conclusione dalla distanza di Anselmo Sanna, controlla in due tempi Andrea Donazzolo, mentre a testimoniare l'importanza di Michael Montagna, è stato lui a gestire il timeout per Velletri poco fa. Qui prova ad andarsene Cedroni, attenzione all'errore di Ferraro, salva sulla linea Sanna che evita il 3-0 della Mediterranea. Poi Manolo Montagna che ha segnato il gol del 2-0 proprio da quella posizione, ci prova ancora, stavolta conclusione sul primo palo che non trova lo specchio difeso da Ferraro. Ancora 12 minuti e 20 da giocare qui al Palamonte Acuto tra Mediterranea e Velletri. Adesso qui il passaggio non perfetto per Pireddu che però controlla, poi prova a ripartire. Trunci controlla con il destro, il pallone per Sanna. Cerca di andare da Pireddu, serie di finte, prova l'imbucata al centro per Lai. Controlla senza problemi Velletri. Montagna, Mattozzi, il pallone adesso per Cedroni, prova a verticalizzare, pallone per Montagna, chiuso da Laima, spera l'uscita in rimessa laterale prima della conclusione con il destro del numero 13 di Velletri, che adesso torna a schierare Edoardo Saccaro con la maglia numero 8.
siglato il gol dell'1-0. Qui Pireddu prova a partire, finisce a terra, non c'è fallo, anche se poi arriva un fischio che ha preso un colpo al volto il classe 2000 della Mediterranea. Mentre prova a tingere ancora dalla panchina la squadra cagliaritana, adesso entra in campo Daniele Porru, la maglia numero 22. Proprio al posto di Pireddu. Prova ad impostare adesso con Bongianni il pallone, spera che arriva dalle parti di Acchioni, il pallone dentro, c'è una deviazione, sarà ancora rimessa Belletri con Edoardo Saccaro. Cerca qui l'imbucata, Sanna alza il pallone, attenzione Ferraro, scontro con i suoi compagni, quindi si gioca, ma la Mediterranea recupera il pallone, prova a partire a Rice, è finita a terra Porru, vediamo se verrà dato il cumulativo, mentre qui c'è una conclusione altissima di Marco Pireddu, viene dato cumulativo, resta due falli Velletri, partita abbastanza scorrevole fin qui, no, siamo arrivati a quasi metà questo primo tempo, fatto lo suo ritorno in campo anche Michael Montagna con Cacci, il capitano di Velletri, eccolo qui proprio Michael Montagna, andare da Cacci, prova ad andare l'albanese, conclusione murata, poi il pallone che arriva nuovamente a Saccaro, se la mette sul mancino, Montagna cerca qui l'apertura per Acchioni, non è riuscito però ad arrivarci il numero 2 ex Lazio. Ferraro prova a ripartire dal basso, il pallone per Porru, avanza il numero 22, serie di finte, finisce a terra Porru, non c'è il fischio, poi Cacci, l'ultimo tocco che è di Porru, alla fine si riparte con la rimessa per Andrea Donazzolo, vediamo se prova ad alzare la pressione a Mediterranea, chiama lo stesso Arraiz con la prima linea formata da Porru e Foyz. Questo 2-1-1, prova a passare però Velletri, esce molto bene dalla pressione, Cacci cerca l'imbucata, poi si intercetta, può andare in 2 contro 3, ancora poi se serie di finte, doppi passi, alla fine finisce per essere raddoppiato, qui sta però la rimessa laterale, Arraiz, Sanna, Tano e Vice scambiano, poi si va da Porru, alza il pallone, trova Arraiz, ancora Rice era doppiato vicino al calcio d'angolo, alla fine conquista proprio il corner, capitano dalla Mediterranea, ora 9 minuti e 46 sul cronometro del primo tempo, sotto di 2 gol la formazione cagliaritana, prova a ripartire, palla fuori per Rice che controlla, calcia con il destro, c'è la deviazione e poi il gol di Daniele Porru, che di mezzo allo svantaggio riapre la partita al Palamonti Acuto, tap-in vincente del numero 22, applauditissimo dai compagni. Si riparte con il possesso per Velletri, ma Porru qui è indemoniato, ha recuperato il pallone, per poco non andava a siglare la doppietta e pareggiare la partita in pochi secondi. Porru la lascia lì per Arraiz, sulla barriera c'è Casu che liscia il pallone, Ferraro prende possesso della sfera e poi prova ad andare al lancio lungo, alla fine palla che termina in rimessa laterale ancora per la Mediterranea con Casu. Porru, pallone per Foyz, poi Arraiz, gestire così da centrale difensivo il numero 10 della Mediterranea, continua il giro palla della Mediterranea in attesa del varco giusto per sfondare, eccolo qui la palla per Porru che prova ad andare al volo, alza decisamente troppo la mira, palla sopra la traversa, resta in pressione alta formazione di Rufine, naturalmente aspettava metà campo, adesso
sotto 2-1. Deve provare in qualche modo a riaprirla. Qui Montagna cerca l'azione personale, finisce però per portarsi fuori il pallone. Ferraro con le mani per Casu, il pallone per Foyz, cerca l'imbucata, la trova per Arraiz, 1-2 leggermente lungo, esce Donazzolo direttamente tra i piedi di Arraiz, poi Caci recupera il pallone, Montagna, Montagna! Michael Montagna, 3-1 Velletri, che torna sul più 2 con il gran gol di Michael Montagna dopo Manolo Montagna, finta a vuoto Ferraro, 3-1. Per la formazione laziale, tutto da rifare per la Mediterranea che aveva riaperto la partita un minuto fa. Adesso si ritrova nuovamente sotto di 2, palla lunga per Casu, la tocca e basta il numero 3. Qui attenzione, è rimasto a terra Donazzolo, l'ha recuperata la Mediterranea. Porru qui prova con una fitta di corpo a mandare a vuoto Michael Montagna, il pallone che esce in rimessa laterale. Mattozzi, Montagna va da Caci, prova a sfruttare il blocco di Manolo Montagna, poi si torna indietro da Michael Montagna. Mattozzi, Manolo Montagna per Michael Montagna. Caci scambia ancora il capitano con l'ex giocatore di Olympus e Latina. Michael Montagna per Mattozzi, palla in verticale per Caci, vuole lo spazio per il tiro davanti a sé, trova Casu, fa buona guardia, poi prova a ripartire la Mediterranea, ritornato però anche Caci a difendere. Foyz tantemente raddoppiato però in quella posizione di campo, alla fine palla che cambia lato, ci prova Rice dalla distanza, Murato, la rimessa laterale. Foyz, il pallone per Rice, prova a controllare, andare sul secondo palo, c'era Porru, non è però arrivato il numero 22 a trovare la deviazione, anche perché c'è stato un altro tocco, un giocatore in maglia nera. Allora la Mediterranea può restare in proiezione offensiva. Rice prova a scambiare con Casu, ancora Rice, sempre il capitano, posizione dell'arbitro che impalla un attimo la nostra visuale dalla nostra postazione. Alla fine la Mediterranea perde il possesso. Velletri qui con Manolo Montagna, prova a sfondare ma la perde, attenzione alla ripartenza in 3 contro 3, la sterzata di Porru, arriva Rice dalla distanza, palla forte ma non precisa. Michael Montagna, finte serie di tocchi per restare in possesso del pallone, rimettere ordine, adesso c'è la scivolata di Porru in anticipo su Caci, poi il numero 22 prova ad attaccare quasi a testa bassa, alla fine si va da Foyz centralmente per Porru, pallone poi per Rice recuperato facilmente da Manolo Montagna, prova a ripartire, Caci è solo nella metà campo della Mediterranea, arriva la parata di Ferraro fuori dall'area di rigore secondo l'arbitro, arriva il primo fallo della Mediterranea per questo intervento di Ferraro, giudicata fuori dall'area di rigore. Abbastanza clamoroso però come Smir Caci sia stato lasciato completamente solo nella metà campo avversaria. Mentre si riscalda Frigau per formazione cagliaritana, anche se non ci sono stati provvedimenti disciplinari nei confronti di Gianmarco Ferraro. Sul punto di battuta c'è Enrico Mattozzi con Michael Montagna, Manolo Montagna sul primo palo, largo dal lato sinistro del campo,
c'è Besmircaci, potrebbe andare alla conclusione. Il tocco proprio di Montagna per Caccia, alla fine murato in qualche modo da Casu, che salva la propria porta sulla conclusione di Caci. Si salva dal 4-1 la Mediterranea, ma occhio a Velletri che resta in proiezione offensiva, ancora con Michael Montagna sul punto di battuta. Pallone alzato per Caci, alla alta sopra la traversa, si dispera il capitano di Velletri. E qui tornano in campo Sanna e Tronci. Posto di Arraiz a Casu. Eccolo qui, Tronci. Lai, non passa il numero 17. Aspetta Montagna che chiama ancora il movimento di 4-0 ai compagni. Eccola qui la palla adesso in verticale per Mattozzi. Chiuso da Fois, ultimo tocco proprio del numero 14. 4-0 è arrivato in prestito dal Città di Sesto, lo scorso in forza all'Atena di Oristano. Di due gol in questa stagione, alla fine la rimessa laterale è per la Mediterranea. Ammesso sportivamente dai giocatori di Velletri, applauditi dai cagliaritani. Qui Lai prova a sfruttare questo possesso offensivo, ancora Sanna. Tronci ce l'ha sul mancino, si accentra sul destro, non è il suo piede. Sanna, Fois, non c'è spazio per uno contro uno. Lai cerca il pallone in verticale, non passa. Poi Sanna, c'è spazio per l'imbucata per Tronci, tagliata una linea difensiva, ma si è già risistemato Velletri. Allora Tronci deve tornare addirittura indietro da Ferraro, lancio lungo completamente fuori posizione per l'ex portiere del Futsal Football Cagliari. Anche di un gol in questa stagione, nell'unica vittoria della Mediterranea contro Real Fabbrica, vittoria per 6-3 in trasferta. Ancora Caccia della Med, dei primi punti col Palamonte Acuto. Qui ci prova Velletri, però con Cedroni c'è deviazione. Sarà calcio d'angolo per il Laziali, palla giocata fuori per Manolo Montagna, prova la conclusione dalla distanza, viene però fermato da Fois. Allora si riparte con la rimessa laterale per Velletri, ancora Manolo Montagna cerca il pallone sul secondo palo, c'è solo Tronci che per evitare problemi allontana. Filippo Acchioni effettuare questa rimessa laterale, aspetta l'altezza del tiro libero a Mediterranea, sale adesso la pressione, il pallone però arriva a Saccaro che accentra sul mancino, poi c'è lo scambio centrale con Cedroni, alla fine il pallone che termina nella rimessa laterale, va Bongiani a prendere possesso della sfera, il controllo di Acchioni, poi si va da Saccaro, ancora Acchioni, il pallone per Bongianni, possibilità per Cedroni, non arriva ancora dalle parti di Saccaro, poi il gol dell'1-0, resta con il possesso Velletri, però fatica a sfondare la linea di pressing della Mediterranea, alla fine c'è l'errore di Cedroni che voleva per un movimento diverso da parte del compagno. Alla fine passaggio non perfetto di Tronci per Lai, la tiene in campo il giovane numero 17 che poi cerca di passare. Chioni controlla, poi la gioca all'indietro. Attenzione alla possibilità di andare all'uno contro uno per Cedroni, Ferraro la parata, poi allontana tutto Lai prima del tap-in di Acchioni. Messa laterale in zona offensiva, 3 minuti e mezzo ancora da giocare al Palamonte Acuto. Il pallone per Cedroni, possibilità di andare alla conclusione con il destro.
davanti a sé un muro rosso, si scontra Cedroni, non trova lo spazio per una conclusione pulita. Mediterranea può ripartire senza problemi. Sanna, dai, lo scambio con Corru, tornato in campo, poi Rai prova a passare il pallone dentro nuovamente per Porru, ultimo tocco di Cedroni, rimessa laterale per la Mediterranea. Attenzione alla palla alzata per Sanna che la controlla, arriva però la pressione adesso di Velletri, poi il passaggio di Tronci per Lai è incontrollabile e irraggiungibile parte del giovane numero 17. Prova a ripartire Velletri. Staccaro, possibilità di andarsene qui sulla destra, arriva a caso in aiuto su Lai, chiude in rimessa laterale. Pallone giocato per Bongianni, poi si torna da Saccaro, c'è sempre sul mancino il numero 8, il pallone che poi arriva da Chioni, si torna indietro, prova a giocarla lì, alla fine arriva l'intervento duro di Lai. Secondo fallo anche per la Mediterranea, 2-2 il conto dei falli, 3-1 invece il punteggio sul tabellone qui al Palamonti Acuto per Velletri. Non mancano 2 minuti e mezzo, rimasto a terra Mongiani se non andiamo errati. Sembra dover uscire zoppicante. Fine, lascia il posto Vesmir Caci, capitano di Velletri. Pallone giocato dove c'è Saccaro, c'è l'imbucata per Caci, gliela lascia lì Saccaro, murato da Casu. Ma continua a spingere Velletri. Cedroni, Saccaro, il pallone per Caci, attenzione al movimento di Cedroni, palla però irraggiungibile per il numero 7 di Velletri. Riparte la Mediterranea con Porru. Casu, Porru, scambiano ancora i due. Casu, palla in verticale intercettata da Saccaro, attenzione però alla Med che la recupera subito a Rice. Qui c'è il fischio e il fallo contro Velletri. Rice sul punto di battuta. Minuto 45 ancora da giocare qui al Palamonti Acuto. Parte a Rice il pallone per Pireddu, dentro per Porru, poi a Rice di testa. La fine, c'è la ripartenza con Michael Montagna, il pallone per Caci Ferrano in qualche modo, rimessa laterale per Velletri, provato a far male in contropiede. Pallone giocato fuori per Cedroni, dentro per Caci, poi arriva Montagna, conclusione murata, quello stesso Michael Montagna si incarica di battere questa rimessa laterale, alza il pallone per Caci, arriva Cedroni, attenzione alla ripartenza dall'altra parte della Mediterranea con Pireddu. Caci, ritorno difensivo importante del capitano di Velletri che ferma la ripartenza. Ancora la Mediterranea però che può impostare l'azione offensiva. Pireddu per Porru, largato Pireddu che riceve, Porru,
caso pallone in verticale per Arraiz, palla che viene lasciata passare da Caci, facilmente controllata da Donazzolo. Qui Cedroni si torna da Saccaro, Montagna vuole il pallone ma si va in verticale da Caci. Cedroni con l'esterno per Montagna, passaggio non preciso, poi arriva il cambio dentro Alessio Cascapera, mentre la Mediterranea però prova ad impostare questi ultimi 30 secondi. Ultimo tentativo di assedio, Michael Montagna recupera un altro pallone, addirittura tunnel su Porru, poi il pallone giocato indietro da Saccaro, il pallone per il nuovo entrato Cascapera, poi la sfera viene allontanata, ma si gioca per questi ultimi 15 secondi. Ancora Velletri, adesso Cascapera col mancino per Montagna. Caci, vediamo se va all'ultimo tiro con soli 2 secondi sul cronometro. Velletri, se partita al primo tempo finisce così, suona la sirena, arriva il duplice fischio, squadre negli spogliatoi, Mediterranea 1 Velletri 3. Al termine dei primi 20 minuti di gioco, il gol di Saccaro, il raddoppio di Manolo Montagna, arrivato il gol poi di Daniele Porro a dimezzare lo svantaggio per i padroni di casa. Alla fine Michael Montagna ha firmato il 3-1, squadra adesso negli spogliatoi. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo in diretta per il secondo tempo di Mediterranea Velletri. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta al Palamonte Acuto di Cagliari, 17esima giornata del campionato di Serie B, tutto pronto quasi per il secondo tempo di Mediterranea Velletri. Si riparte dal 3-1 della prima frazione, gol Saccaro, Manolo e Michael Montagna. Per quanto riguarda la formazione ospite, era arrivato il 2-1 momentaneo di Porru per la formazione di Rufine, che riparte con Ferraro in porta, proprio Porro in quintetto con Foyce, Arraiz e Casu. Dall'altra parte ci sono Manolo e Michael Montagna con Caci, Donazzolo in porta, poi Jacopo Grazioli completare il quintetto scelto da mister Daniele Scarsella. Si riparte nel possesso della Mediterranea, c'è lo schema da calcio d'inizio, l'ho provato anche nel primo tempo con il lancio per Casu, l'era riuscito solo a toccare il numero 3, stavolta palla decisamente troppo lunga. Grazioli, il pallone in verticale per Caci, prova a proteggerla e giocarla all'indietro, non trova però l'appoggio di Montagna e allora rimessa laterale Arraiz, pallone per Foyce, pallone dietro per Arraiz, si gira, torna da Casu, c'è Porru che si propone però qui sulla destra, viene servito adesso il numero 22 che scambia con Casu. Casu avanza ancora col numero 3 murato da Manolo Montagna, poi prova a partire il numero 13, situazione di 2 contro 1, è rientrato però Porru, attenzione alla deviazione, palla che arriva in porta, arriva subito il 4-1, grande azione di Manolo Montagna, poi il pallone che ha viaggiato sulla linea, è arrivato il tocco di Caci, da capire se c'è stato, se il pallone è entrato prima o dopo. Quello che è sicuro è che dopo 45 secondi è già 1-4 per Velletri, gara che si fa decisamente in salita per la Mediterranea. Rischio quello di pensare già al derby di settimana prossima con Caci, che però adesso in postazione, pallone subito per il capitano di Velletri, l'intenzione però della Mediterranea è quella di provare a riaprirla subito. Foyce cerca la conclusione col mancino, palla alta. Michael Montagna, il pallone in verticale per Caci, prova a sfondare il numero 9, trova l'ultimo tocco di Casu, rimessa in zona offensiva per Velletri,
con i due Montagna che si scambiano il pallone, poi il pallone arriva dalle parti di Grazzoli, cerca il dribbling, lo ferma Rice, poi esce addirittura Ferraro che può mettere in moto il contropiede di Foyce, passa Foyce, finta, c'è il tocco di Montagna, calcio di punizione. Michael Montagna che poi preferisce uscire, lasciare il posto ad Edoardo Saccaro. Ex portiere di Ciampino nei nuovi United Aprilia, oggi però schierato da giocatori di movimento, ha trovato anche il gol del 1-0. Sono a Rice al caso, possono andare alla conclusione, probabilmente più a Rice, va direttamente in porta, c'è il salvataggio sulla linea, poi Casu, palla sopra la traversa, non c'è stata deviazione, si riparte con il rinvio con le mani di Andrea Donazzolo, aveva salvato sulla linea Manolo Montagna, protagonista di questa gara con il gol del 2-0 nel primo tempo. Azione che ha portato al 4-1 e adesso il salvataggio sulla linea, negare ad Rice il gol che avrebbe riaperto la partita. Foyce aveva conquistato lui il calcio di punizione. Porru, serie di finte del 22, poi apre dalle parti di Foyce, si sposta il pallone con l'esterno, termina a terra, attenzione ad Rice, cerca l'imbucata sul lato opposto per Porru che si porta fuori il pallone. Si riparte con il rinvio dal fondo per Andrea Donazzolo, portiere classe 1993. A disposizione in panchina c'è anche Matteo Maggiore, il secondo portiere. Manolo Montagna prova ad andarsene, qui fermato, tutto regolare dopo il contrasto con Casu che è rimasto a terra dolorante, per questo motivo mette il pallone fuori Daniele Porru. Un problema alla caviglia per Simone Casu, confermato anche in questa stagione col ritorno in B della Mediterranea. Proprio Casu va a ricevere, cerca l'imbucata per Rice, la trova Rice, però si ritrova in mezzo a tre. Butta a terra il numero 10 della Mediterranea, non c'è stato fallo secondo i due arbitri, però qua viene fermato il gioco. Si riparte con Saccaro, controlla lui il pallone con il mancino, attenzione alla pressione di Casu, Donazzolo con le mani evita guai peggiori. Manolo Montagna alza il pallone con l'esterno, un regalo a Casu, il pallone però arriva lo stesso da Saccaro che poi la rigioca indietro per Montagna, con l'esterno per Saccaro si propone Cacci, possibilità di andare all'uno contro uno, pallone dietro, poi Saccaro spazio per il suo mancino, arriva a Casu ancora a murare la conclusione dalla distanza e poi lascia spazio ad Anselmo Sanna, mentre qui arriva ancora una munizione verbale per giocatori della Mediterranea. Continuano le proteste, forse per quel contatto precedente di Arraiz. Cacci, pallone in verticale, prova a usare il fisico, poi si gira, prova a passare il capitano di Velletri, al rimpallo non è favorevole al numero 9. La formazione laziale. Poi riparte la Mediterranea, c'è spazio per l'imbucata per Arraiz che la rigioca dietro per Porru, poi si va da Foyce, il pallone per Arraiz in mezzo per Porru, addirittura due, ancora Daniele Porru, doppietta per il 22, la riapre dopo una bella azione della Mediterranea, 2-4, adesso il punteggio qui al Malamonte Acuto, in gol sempre Daniele Porru. Acchioni, Mattozzi, pallone per Saccaro, ancora a controllare col mancino numero 8, poi si appoggia da Mattozzi, palla qui in verticale direttamente dalle parti di Ferraro. Sanna, Foyce,
tratto live per la Mediterranea, servito ora il numero 17. Pois Sanna a chiedere palla centralmente, si va da Rice, spazio per la conclusione, Donazzolo, poi la palla che arriva dalle parti di Sanna, prova il piazzato, c'è la deviazione di evitare il gol del meno uno per la Mediterranea. Adesso soffre Velletri, pallone dentro, Sanna ancora prova a farlo uscire, poi prova a ripartire con Acchioni. Velletri, fermato il numero 2, Ferraro a gestirla. Lai, attenzione, Lai rischia sulla pressione di Caccia, alla fine a Rice, palla per Pois in una zona rischiosa per tentare un dribbling. Sanna si apre dove c'è a Rice, cerca l'imbucata, la trova per Lai, il pallone dentro, non passa, fa buona guardia Edoardo Saccaro. La fine, rimessa laterale a Rice, se la mette sul mancino, prova a piazzarla, palla lontano dal palo alla destra di Andrea Donazzolo, ha visto un attimo di difficoltà Michael Montagna così come Daniele Scarsella in panchina. Arriva quindi il time out per Velletri con il punteggio che è sul 2-4 per la formazione laziale, con 15 minuti e 26 secondi ancora da giocare per la fine di questa partita. Ci prendiamo. Terminato il time out chiamato da Velletri dopo il gol del 2-4 di Porro, ha rischiato di subire anche il terzo, compromettere una partita che sembrava indirizzata sui binari giusti. Tornato in campo anche Michael Montagna, prova qui a puntare, poi va da Cedroni, c'è la deviazione, Ferraro evita l'angolo in tuffo. Poi a Rice, Sanna, pallone per Lai, Sanna con il tacco da Arraiz, il pallone per Lai, poi Sanna si schiaccia, la difesa di Velletri quasi in linea, poi se cerca il dribbling, Cedroni gliela porta via solo per un attimo, conquista, rimessa laterale, permette in qualche modo a Velletri di rifiatare e uscire. Montagna riceve il numero 16, poi la gioca con Mattozzi, prova ancora ad impostare Michael Montagna, il pallone per Mattozzi però non è controllato dal numero 4 di Velletri. Altra possibilità per la Mediterranea, è tornato Porru, scatenato oggi a Rice, Sanna, pallone proprio per Porru, non passa il 22 e attenzione alla ripartenza con il pallone per Acchioni, Ferraro in due tempi controlla, poi aspetta, riesce a ripartire dal basso con Sanna, poi c'è subito la verticalizzazione per Arraiz, il pallone per Lai, rischia con questo passaggio per Sanna, il numero 17 però si libera con un sombrero e poi va in azione personale Arraiz, c'è la parata di Donazzolo su Arraiz, Sanna, Porru, buon momento adesso della Mediterranea. Porru, l'imbucata per Sanna che si gira in scivolata, Montagna che poi richiama all'ordine i compagni. Grande azione di là in precedenza per andare da Arraiz, non sfruttata però dal numero 10, qui addirittura il pallone giocato dentro da Sanna, poi palla in verticale per Cacci, posizione defilata, Cacci sul primo palo, Ferraro in qualche modo c'è la parata, c'è anche la rimessa laterale in zona offensiva per Velletri. Palla fuori, ma Rice ha capito tutto, può andare in contropiede, ancora Rice fermato, serie di tocchi con la suola, si torna indietro da Porru, l'apertura è per Lai che aveva rischiato prima della sua grande azione personale, adesso Sanna, il pallone per Porru, prova il passaggio sul secondo palo per Lai, non arriva il pallone al 17, Cacci, attenzione alla pressione di Sanna che va addirittura alla conclusione dopo il recupero, Montagna ha messo però in moto Acchioni,
sul lato sinistro, prova ad accentrarsi, capisce tutto a Rice, cerca un dribbling anche su Lai, e poi lo stesso Lai che prova a partire, Lai, il tocco di Donazzolo che alza il pallone, momento di sofferenza per Velletri che rimette dentro Edoardo Saccaro, mentre esce Lai tra gli applausi della panchina per Foyce, attacca in 3 contro 4 la Mediterranea con Rice. Per poco non trova anche una conclusione pericolosa. Adesso Sanna alza il pallone per Rice col mancino di prima intenzione. Raso terra, Donazzolo controlla senza problemi. Poi Cacci deve lottare sulla pressione di Anselmo Sanna. Arbitro dice rossa. E allora rimessa laterale Med. Pallone per Piredu, c'è il controllo, poi il pallone per Sanna, spazio per il destro, sale Montagna, poi Porru, da ultimo Sanna, controllo non perfetto ma la gestisce ancora la Mediterranea, Foyce, serie di finte, Foyce cerca l'imbucata, un regalo a Saccaro che poi va da Montagna, prova ad andarsene il numero 16, arriva evidente il fallo e il cartellino giallo per Foyce, primo ammonito della partita. Quando mancano 12 minuti e 18 secondi, è stato il giro del motore, i giri del motore Velletri. In particolare con Montagna che si è andato sulla sinistra, ha conquistato un calcio di punizione importante. Cacci sul punto di battuta, Montagna qualcosa da dire ai suoi compagni in panchina, poi si riavvicina sul punto di battuta. Vediamo chi partirà dei due, mentre Ferraro sistema la barriera. Cacci la tocca per Montagna, la restituisce al suo capitano, poi il pallone per Saccaro, nuovamente per Montagna, nulla di fatto, lo schema su punizione di Velletri che però resta in possesso e adesso può andare con l'uno contro uno di Acchioni, non riesce ad andare in verticale il numero 2, c'è Montagna però in appoggio, poi chiama il movimento in avanti di Cacci, esce Ferraro, palla direttamente in rinvio dal fondo per Donazzolo. È rimasto a terra Daniele Porru, riparte adesso con Montagna, Velletri, passaggio per Saccaro, Montagna, Saccaro con tanto spazio centralmente, avanza il numero 8, va da Cacci, prova a crearsi lo spazio per il tiro murato però da Porru, poi si torna da Montagna in sicurezza, ancora il pallone in verticale per Saccaro, Michael Montagna prova ad avanzare, palla al piede, sfrutta anche il blocco di Cacci, poi Porru non riesce a fermare Cacci, se ne va ancora Montagna, il pallone dietro Cacci, alla fine il controllo non perfetto di Acchioni facilita la ripartenza di Foyce, ritorna però Acchioni, ancora Foyce fermato da Cacci, rimessa laterale Mediterranea. Piredu a effettuare la rimessa, Casu a controllare il pallone per Porru, prova il passaggio in verticale recuperato da Velletri, può andare con Cacci in contropiede, alla fine finisce a terra il numero 9, conquista rimessa laterale nella metà campo avversaria, già battuta da Montagna, il pallone per Acchioni che ha spazio per la conclusione dalla distanza, Ferraro in due tempi, chiesto il cambio Cacci alla panchina, Casu, Foyce, Porru per Piredu, scambiano ancora i due, Piredu, il passaggio al centro per Casu, conclusione murata da Acchioni sopra la traversa, torna in campo Manolo Montagna per Velletri, mentre Piredu si incarica di battere questa rimessa, Casu c'è la deviazione, la controlla Donazzolo senza troppi problemi, Saccaro, Michael Montagna vede il movimento di Manolo Montagna, Ferraro però ad anticipare il passaggio per l'avversario, poi Piredu in pressione dopo aver perso il pallone,
Montagna scambia con Michael Montagna, poi il passaggio per Saccaro. Michael Montagna, Manolo Montagna, continua il giro palla di Velletri. Siamo giunti adesso alla metà di questo secondo tempo, 10 minuti ancora da giocare al Palamonti Acuto. Velletri che controlla il pallone e il punteggio 4-2. Mediterranea che aspetta quasi l'errore dell'avversario. Montagna, eccolo qui, servito da Michael Montagna, poi il pallone torna indietro al numero 16 di Velletri, tornato nella sua Velletri per riportare la squadra dalla C2 alla Serie B. Adesso il passaggio in verticale per Manolo Montagna, passa Ferraro fuori dalla propria area, subisce anche un colpo, Pireddu mette fuori il pallone, rimasto a terra il portiere della Mediterranea. Contrasto con Manolo Montagna, sembra però potersi riprendere senza problemi. Attenzione, qui arriva una protesta, arriva anche il cartellino giallo per Ferraro. Che avrebbe voluto forse il calcio di punizione per questo contrasto, alla fine si becca il giallo. Un po' Pufois, secondo ammonito della partita, tutti e due per le fila della Med. Una Montagna sul punto di battuta della rimessa laterale che restituisce, però poiché Pireddu aveva messo fuori il pallone. Adesso Sanna avanza, va da Pufois, Sanna a Rice, pallone per Pireddu, Sanna, passaggio per Pufois che cerca l'imbucata sul secondo palo, si salva Velletri che prova a ripartire, poi Manolo Montagna con tanta saggezza va da Michael Montagna che cerca addirittura una conclusione dalla sua metà campo. Ne approfitta però Velletri per portare pressione alta, la Mediterranea prova comunque a gestirla, Pireddu con l'esterno, Pufois in qualche modo controlla, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Cedroni, la rimessa laterale è per la formazione cagliaritana. Sanna, passaggio in verticale di Pufois per Arrais, non preciso, palla direttamente fuori. Prova ad uscire con il 4-0 il Velletri, qui rischia portando il pallone centralmente Manolo Montagna, alla fine l'Interrenia conquista la rimessa in zona offensiva, ancora 8 minuti e 26 di speranza per i cagliaritani, di sofferenza per i laziali. Abbiamo trovato subito il quarto gol dopo neanche un minuto nella ripresa. Poi però ancora Porru, poi il gol del primo tempo ha dato speranza alla squadra di Rufine, ora in pressione sulla squadra di Michael Montagna, qui intervento di Arrais abbastanza falloso, cartellino giallo per Arrais, due arbitri decidono chi dei due estrae il cartellino giallo, ma era abbastanza evidente che fosse da ammonizione l'intervento del capitano della Mediterranea. Terzo ammonito dopo Pufois e Ferraro per questo intervento su Michael Montagna. È già il secondo fallo per la Med, 8 minuti e 3 secondi, un solo fallo per Velletri. Come nel primo tempo, anche il secondo abbastanza scorrevole anche per i falli fatti, abbastanza corretta. Pufois, Sanna, porta il pallone Anselmo Sanna, poi sbaglia completamente il tocco in verticale, un regalo per Andrea Donazzolo. Bongianni, passaggio centrale per Cedroni, poi si va da Montagna che la controlla facilmente da ultimo, poi si allarga sulla sinistra, la incollata alla pianta del piede per Sanna che vede lo spiraglio per
Manolo Montagna, la palla non è uscita. Allora Michael Montagna da zona centrale cerca l'imbucata, stavolta c'è deviazione, palla persa dal numero 16 di Velletri. Fois, Sanna per Rice, prende, si gira, poi prova a portare palla centralmente, Anselmo Sanna in verticale da Fois, poi Lai, Sanna, palla larga per Rice, cerca l'imbucata, Cedroni ad anticipare Lai al centro dell'area, sarà rimessa laterale in zona offensiva, 6 minuti e 56 secondi, mentre torna in campo Daniele Porru. Palla dentro per Lai, prova a girarsi, arriva Porru, c'è solo il tocco, poi Donazzolo subito da Cedroni, Porru in anticipo sul 7 del Velletri. Vista anche la rimessa laterale, vediamo se pensa al portiere di movimento, vedendo Arresi in maglia bianca direi proprio di sì. Quanto riguarda la Mediterranea, Eder Ruffine, motivo per cui è uscito il capitano della formazione cagliaritana, il pallone per Sanna che poteva riaprire la palla che resta lì, Donazzolo si salva dopo la gran parata, Montagna, zona centrale, poi la controlla con la suola, poi il pallone recuperato, Fois prova ad andarsene, ancora Fois la perde, prova a ripartire Manolo Montagna, si gioca, no, c'è fallo, abbastanza evidente il contatto, aveva lasciato giocare inizialmente l'arbitro, poi è arrivato il fischio a 6 minuti e 8 secondi, eccolo qui il portiere in movimento dalla Mediterranea, dentro a Rice, dentro Casu, dentro anche Tronci e Mancino, serve sempre un Mancino quando si è a disposizione per quando si fa il portiere di movimento. Entra dentro anche Stefano Versace che ha praticamente guardato tutta la partita finora. Rice, osservano anche i suoi piedi. A Rice, sì, proprio da Versace, subito l'imbucata per Casu che sul secondo palo si divora il 3-4. Dopo pochi secondi, subito pericolosa la Mediterranea col portiere di movimento. A Rice, Versace, pallone dietro per A Rice, c'è Casu. A Rice, spazio per Versace, palla dentro sul primo palo e sull'esterno della rete. Tornano in campo Porru e Ferraro, fuori Versace e Rice. Si gira Caci, prova a girarsi per trovare spazio, poi alla fine si va da Chioni, palla nuovamente per Caci sulla linea di fondo, Caci in qualche modo dentro per Acchioni, Porru la tiene in campo e può provare a ripartire il 22, situazione di 3 contro 3. Malamed aspetta, doppio cambio, nuovamente a Rice e Versace. A Rice, controllare ancora da Versace, che esplora soprattutto il lato sulla sinistra del campo, anche se qui si va da Tronci. A Rice si propone in mezzo, Casu, Versace, prova la conclusione, palla fuori, ancora pericolosa la Med da quel lato del campo con Versace. Prima l'assist per Casu, poi due conclusioni. Però non ho trovato lo specchio della porta. Acchioni prende campo, ultimi 5 minuti di gioco. C'è Saccaro, Montagna che aspetta, chiama il movimento 4-0. Poi prova a passare su Casu, passa Montagna. Un gran controllo palla. Qui sbaglia invece qui Acchioni, permette alla Mediterranea di tornare col portiere in movimento. Per tre volte, immediatamente pericolosa la formazione cagliaritana, che prova a questo punto a sfruttare la soluzione del quinto uomo. Sanna per Versace, dentro per Arai, si sono invertiti adesso i due. Casu per Tronci, palla fuori per Casu che cerca il tiro sul secondo palo, Arai in ritardo, ancora pericolosa la Med, senza però trovare il gol che riaprirebbe tutto. Acchioni con spazio, preferisce tornare però indietro da Montagna, alla pressione della Mediterranea non c'è, prova a passare Caci, la recupera Pireddu, prova a partire da solo in classe 2000, fermato da Michael Montagna che non passa però su Casu, raddoppiato il numero 3, l'arbitro lo invita a rialzarsi a terra, Caci in contropiede, il pallone per Saccaro, gioca col cronometro
Velletri, fidandosi alla classe di Michael Montagna. Saccaro, Acchioni, adesso sale la pressione che porta Velletri a sbagliare, a concedere una rimessa laterale in zona offensiva. Eccolo ancora qui il doppio cambio, dentro ancora a Rice e Versace. Tronci, Casu, il pallone dentro, secondo palo a Rice, eccolo qui il gol che riapre tutto a 3 minuti e mezzo dalla fine. Mediterranea 3 Velletri 4, in gol il solito a Rice, nono gol per lui, diventa il miglior cannoniere in stagione per la Mediterranea. È stato agganciato da Rafinha, arrivato nel mercato di dicembre. Quota 8, adesso però arriva il nono centro ed è importantissimo per riaprire la partita. Qui Mediterranea con troppa fretta di andare in pressione. Attenzione qui al pallone per Caci, la recupera subito con Porro la Mediterranea. Poi c'è un contatto, termina a terra, ma non la Montagna, ma si gioca dall'altra parte dove c'è Michael Montagna. Prova a sfondare il raddoppio, Casu, la palla è uscita, mano in testa per il numero 3. Si dispera. Adesso sale la pressione la formazione cagliaritana. Qui errore abbastanza banale per Michael Montagna che regala il cambio fallo ai cagliaritani, che possono dunque tornare col portiere di movimento. Dentro ancora a Rice in maglia bianca e Versace. Sanna, il pallone per Rice, Versace, Rice, Sanna, Casu, scambia ancora con Sanna, una volta più lento il giro palla della Mediterranea, non si ha preso le misure Velletri. Il pallone per Tronci, Sanna, l'imbucata per Casu a Rice sul secondo palo, palla che resta lì, Montagna cerca lo spiraglio giusto per una conclusione in porta, Rice a salvare tutto. Che occasione per il pareggio a 2.42 dalla fine. Palla lunga per Caci, l'ha recuperata con Sanna e allora torna il portiere di movimento per la Med, 2 minuti e mezzo di speranza per i cagliaritani, di sofferenza ancora per Velletri, adesso sopra solo di uno, Versace, il pallone dentro per Rice, palla fuori per Sanna, ha spazio ma non rischia, Versace la lascia passare per Rice, non era lì, quasi a memoria la giocata di Versace per il suo capitano. Già battuto la rimessa laterale Velletri che prova a sfondare con Manolo Montagna, l'ha recuperata Casu, da solo Casu, Casu col sinistro, Donazzolo in calcio d'angolo. Arriva il time out a 2 minuti e 6 secondi dalla fine, lo chiama De Rufine con la Mediterranea che è ancora agganciata alla partita e col portiere in movimento sta creando più di un pericolo dalle parti di Donazzolo per Velletri. Piccolo spot pubblicitario e poi torniamo in diretta. Due minuti e sei secondi ancora da giocare al Palamonte Acuto, partita apertissima, Mediterranea 3 Velletri 4, padroni di casa col portiere di movimento che sta funzionando, permesso di trovare il gol del 3-4 con Rice. Adesso spinge per il pareggio, 2 minuti dalla fine, uomini per il portiere in movimento sono sempre gli stessi per Rufine, Tronci col mancino, alla porta è vuota, Donazzolo, completamente impreciso, palla vicino alla panchina della Mediterranea che a 1.50 può restare con il quinto uomo, difende col 2-2 Velletri. Caci e Manolo Montagna in prima linea, Cedroni e Michael Montagna dietro. Sanna per Versace, spazio per Sanna, il pallone per Tronci, Casu, Versace,
non abbastanza veloce, però qui il giro palla della Med per trovare il varco giusto. Passano i secondi, Sanna, Versace cerca e trova il gol del pareggio. Versace, proprio lui in campo solo per fare il portiere di movimento, trova il gol del 4-4 per la Mediterranea a 1:14 dalla fine. Pareggio last minute con Stefano Versace, trovato di prima intenzione la conclusione con il destro, ben fatto stavolta Donazzolo. Qui vediamo se insiste col portiere di movimento alla Mediterranea, resta per adesso fuori a Rice, i due sembrano pronti ad entrare, la vuole vincere mister Ruffine, Manolo Montagna, il passaggio per Michael Montagna, l'imbucata per Caci, prova a girarsi Caci, passa, attenzione Cedroni, il pallone che resta lì, può provare a ripartire con Porrulla Mediterranea, bel cambio lato per Tronci ed è ancora portiere di movimento con 50 secondi, la Mediterranea si gioca il tutto per tutto per conquistare tre punti salvezza importantissimi. A Rice, Tronci, il tiro, un regalo per Donazzolo, attenzione non c'è il portiere, Caci, Caci prova a sfondare, il tocco sotto ma c'è il fallo e può restare in proiezione offensiva Velletri con il cartellino giallo per Sanna. Rischiato tantissimo la Mediterranea a 33 secondi dalla fine, non è rigore ma calcio di punizione dal limite a 33 secondi dalla fine, partita veramente dalle mille emozioni dopo la rimonta Mediterranea, ha rischiato, ha usato Ruffine, adesso però a 33 secondi dalla fine punizione da zona molto interessante per Velletri. C'è Caci sul punto di battuta, Michael Montagna lontanissimo, quasi a non voler giocare questo possesso offensivo, poi si avvicina e adesso sono in quattro con i giocatori di Velletri, sistema la barriera Ferraro, tutta la Mediterranea difende il proprio specchio, Caci direttamente in porta, Ferraro a murare, Donazzolo, ultimi 30 secondi, vuole restare in proiezione offensiva, Velletri, Montagna, il tocco per Cedroni, pallone incollato al piede, terminato a terra Cedroni, a 20 secondi dalla fine, aspetta ancora col portiere di movimento, ma Tronci qui regala il pallone a Velletri con il cambio fallo. Secondi da giocare, possesso per Velletri dopo la rimessa battuta irregolarmente da Tronci, Montagna avanza col pallone incollato, cerca il tunnel su Casu, trova la deviazione, conquista una rimessa in zona offensiva, 14 dalla fine, Manolo Montagna, il pallone per Ferraro, lancio lungo per Tronci, non ci può arrivare, Donazzolo 6 secondi, va con le mani il numero 1, Sanna a chiudere, Casu, mancano 3 secondi, la porta è vuota, salva sulla linea, Manolo Montagna, finisce così, 4-4, partita bellissima al Palamonte Acuto, rimonta Mediterranea, sotto 4-1, a inizio ripresa col portiere di movimento, è riuscito a riprenderla, a conquistare un punto, il primo punto casalingo della stagione, ricordiamo i gol Saccaro e Manolo Montagna per Velletri, poi il 2-1 di Porru, il 3-1 di Michael Montagna, è arrivato il 4-1 subito dopo neanche un minuto della ripresa con un'azione di Manolo Montagna e poi il tocco di Caci da pochi passi, Porru l'ha riaperta ancora lui con la doppietta, poi col portiere in movimento a Rice e Versace a regalare il 4-4. Risultato finale tra Mediterranea e Velletri qui al Palamonte Acuto.